Salve a tutti, scusate, benvenuti in un nuovo video, scusate per il ritardo. È stata una giornata davvero lunga e faticosa. Siamo qui su Smash Legends, ma non ovviamente per giocare, soprattutto. Non so, pure il fallimento di Bounty Rush è stata una mera e propria disfatta, alla fine. Una vera e propria delusione. Perché non è un buon gioco, insomma, sono qui per dire semplicemente che Smash Legends, diciamo che ha superato un pochettino, diciamo un pochettino, cioè la fiducia, diciamo. Ha ottenuto poco più fiducia. Non perché soprattutto voglia tagliela io, ma perché, come ho già detto, dato che sono stato di solito di parola io, lui ha, mi ha fatto trovare un nuovo personaggio, ecco qui. Quindi diciamo che la cosa continuerà un po'. Non ci giocherò troppo assiduamente, quando vedo che infatti non ho proprio tempo, infatti non lo toccherò. Non farò gli straordinari supremi per lui, infatti già ho fatto missioni solo per sbaglio, ho finito quasi tutto il pass delle... Sì, il pass, vabbè, il pass quello finisco sempre. Le missioni di Halloween, che non capisco ancora che siano. Ho trovato Ottavia, che è mitica, quindi adesso abbiamo sbloccato qualcos'altro. Potevo trovare lui, vabbè, tanto sono, si equivalgono, sono mitiche tutte e due, quindi ci sta. Ora ho soltanto di nuovo solo due personaggi che mancano, quindi va, ma sto per accumulare anche Jacko. Tra poco sarà una nuova leggenda, fino a quello che vedo già sulla loro roadmap. Comunque, intanto sono qui soprattutto per Smash Legends, fam. Vuoi fare il video anche su un altro gioco, quindi pausa e ci vediamo al prossimo gioco tra poco. Eccoci qui. Siamo tornati per giocare, diciamo, un po' a One Punch Hero 2.0. Come ho già detto, scusate per il ritardo, ma tanto il video non è un problema, soprattutto per nessuno, perché tanto voi il video potete vederlo quando volete, quindi non è un problema quando io esattamente lo faccio o no. Diciamo che l'ho fatto almeno 10 giorni, quindi questo è quello che conta di più. Comunque, siamo qui oggi su One Punch Man perché non ho quasi più nulla da fare. Non perché voglia imitare mio fratello, che si chiama, che sennò rimanendo pure troppo inferiore a lui, ma non ho proprio nient'altro da portare, ecco qua il problema qui. Quindi cercherò di fare un po' qualcosa di quello che ha fatto lui, perché devo... Oh mio Dio, ecco cosa mi sono dimenticato oggi. Ok, lo faremo insieme. L'ho dimenticato in Mega Draw, la Mega Pescata, perché ogni volta One Punch è un gioco che ruota con gli eventi, ti scordi cosa c'è, quello recente e così via, quindi sono un po' dimenticato da farlo, forse probabilmente anche da 2 giorni. Scusate, ma proprio ho avuto un proprio dei giorni, 2 giorni terribili, pazzeschi, soprattutto quando mercoledì devo vedere la nuova puntata di One Piece e Firefox che sta finendo, fa una cosa un po' impegnata e difficile. Come vedete, fate una specie di, non dico domino, ma Memory, un gioco in cui prendete e ottenete, ma perché non lo dicevo? Sì, ok, ottenete varie cose. Perché ho messo questo come ricompensa de default? Perché quando lo ottenete potete appunto usarla per ottenere cose di i biglietti per Wish Diviner, quindi della sfera divinante. E se li scambiate appunto potete ottenere i frammenti del personaggio che volete. Oddio, questa cosa non l'avevo mai vista. Ma no, non lo farò. Il mio obiettivo è soltanto passare alla prossima stanza e ottenere la ricompensa. Ecco qua. Vai, terza stanza. Andiamo avanti. Le musiche, come vedete, sono sempre le stesse, i rumori anche. Quindi è inutile che non vi perdete proprio nulla, praticamente. Obiettivo è toccare le carte, facendole apparire, cercare di appunto... ho finito purtroppo, vabbè.
Almeno l'ho fatto finalmente, mannaggia, sono uno stupido. Ottenere le ricompense per andare alla prossima stanza, insomma, questo è l'obiettivo. Allora, qui ho detto no da varie cose. Ma faremo insieme, ok, la scommessa per il club su chi è più forte. Boh, io scommetto sempre casualmente perché non ho mai tempo ogni volta, è difficile tutto quello che faccio. Comunque, ecco qua, andiamo sulla sfera divinante e otteniamoli con questi. Con questi consumabili, si chiamano solo. Ecco qui, ho trovato due vocazioni sulla sfera. Vediamo un po' se riusciamo a ottenere frammenti di Suiri. Ok, due. Niente. Poi prendete i frammenti. Continuate. Ne ho presi altri due. Ora finito con tutta questa cosa. Vediamo un po' quanti ne ho. Quanto 60, non male. Non so quanto manca ancora per l'evento, ma vabbè. Quello. Ora cerchiamo di fare qualcosa che non ho mai fatto. Pensando di non esagerare e perdere anche tempo. Questo qua, l'avventura sono. Stavo a strana foresta strana 62%. Non so se attento cosa ho combinato, quindi andiamo a dargli un'occhiata. Questi personaggi sono veramente scarsi ormai rispetto alla mia squadra di oggi. L'obiettivo è ovviamente simile a un altro gioco, qui gioco. Ovviamente di eliminare tutti i nemici sul piano. A me qui ho fatto pena. Ah ragazzi, ma mi sa che mi tocca riavviarlo forse. Per distruggerli anche tutti, purtroppo. Vediamo come si faceva. Da fuori, mi sa. Come vedete mi hanno fatto fuori qui, quindi l'obiettivo sarebbe di riavviarlo e ricominciarlo. End adventure. Come vedete la percentuale non sparisce. E rimane e la ricomincio. Perché la devo ricominciare? Perché è una modalità in cui i personaggi vengono persi a mano, appunto. Scusate se mi sono reso fin dall'inizio, infatti, a portarli sti video. E già pure il tempo che è stato veramente difficile, perché ho provato nuovi free to play e diciamo che l'avevo un po' abbandonato, però ho sempre continuato a giocarci, quindi non c'è problema. Ora ora vedranno la vera forza che cos'è, dopo tanto. Vedranno davvero cosa significa. Ragazzi, a quei tempi ero così debole, guarda che. Dopo non tempo nemmeno di mettere l'animazione delle. No, le lascio, sì. No, perché sono mini. L'animazione delle mosse di solito la disattivo su altre modalità. Come vedete, questi li spazio via. Semplicemente con i pugni. Spero che il posto in sé non duri troppo, ma. Cioè, quando li distruggeremo così, non sarà un problema. Quindi andiamo avanti e vediamo. Alzo un po' il volume. Spreco. Ops, povera Livi. Ok, un rogo si è andato. Da quello che ho capito molto più avanti, infatti, quello che sta facendo. Ah, sto già diventando molto più velocissimo. Non me ne ho mai accorto. Che ha fatto mio fratello, questo gioco diventa veramente, questa modalità diventa veramente difficile. Ma la mia giornata è un mostro della distruzione, quindi attenzione proprio. Sono andato in quinto dove mi pare facendoli a pezzi tutti, perché sono troppo scarsi rispetto a me. Altri gli eventi che mettono che sono troppo troppo forti, ragazzi. Questi sono proprio dei broccoli proprio rispetto a me. Danno speranza di toccarmi.
Non ci usciranno mai. Si ha bisogno di molta, molta più potenza in più. Quell'obiettivo in Cristiano non credo che sia per forza di un'altra più nemici. Poi lo faccio sempre per vendetta, perché... Perché, boh, mi sento di completare il posto in sé. Allora, fammi ragionare un attimo su quell'altro... No, 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 su quell'altro gioco che gioco. Facciamo una modalità simile, bisogna seriamente sconfiggere tutti gli avversari. Mentre qui, come vedete, dovete prendere varie cose per liberare... Quindi ovviamente dovete sfidare, non so, determinati nemici per... liberare i rovi che bloccano quel forziere finale potente, insomma. Voglio per forza invitare mio fratello, anche perché tanti miei gameplay saranno sempre diversi da lui, però vabbè, devo farli anch'io questi. Abbiamo cercato di farli alcuni, forse off screen, poi non lo so, ci sarebbe qualcuno che vorrebbe consigliarmi se dovevi farli in live o no. Cioè, in live, live non le posso fare purtroppo, ragazzi. Credo. Non mi ricordo se non puoi fare proprio le live in tutti i sensi, o se non puoi fare quelle programmate, se non hai troppi iscritti. Come vedete, qui vi regala direttamente i personaggi bianchi, quindi mi dice. Quindi ormai sapete che la differenza, la difficoltà è piuttosto altina. Ma non perdiamo troppo tempo, perché li spazio via io questi stavolta. Noi cercherò di fare certe cose non quando sia tardi. Vediamo, questa volta ci sta, perché li spazio via facilmente. Cerchiamo di non perdere tempo. Come vedete, un tornado, già con un solo tornado che tira, ne sweepa due, non ne spassa via. Povero di Dead, stava ancora piangendo sui suoi fallimenti. Come vedete, questo posto non l'ho capito per niente, infatti non mi ricordo nemmeno di quanto tempo è passato su quel 65%, intendeva che non avevo usato io la roba. Oddio, ragazzi, è la prima volta che li vedo. Questi sono i teppisti dell'altro gioco, oddio mio. Di quel gioco spazzatura. Che ti frega tutto, eh. Pazzesco. Non pensavo che sfidavo anche su qui. Qui inizia a esserci un misto tra il giallo e il rosso, quindi è totalmente diverso. Lo sto facendo in ordine sbagliato, quindi. È qui che in realtà inizia a diventare forti, perché alcuni sono leggendari, altri sono epici. No, elite. Come vedete, questa sembra problematica, ma se io batto i boss, secondo me si sblocca, perché non riesco a capire molto bene cosa vorrebbe con questi tronchi, questi rami che bloccano gli strutti. Poi io, perché bro, questi rami che bloccano il forziere, ma no, non mi sembra. Niente, sembra problematico, purtroppo non riesco a capire come fare ad andare avanti qui. Proprio sono arrivato anch'io a delle maledette, a delle maledette battaglie che proprio ti ammazzano il cervello, ragazzi. Posso poi provare a liberare tutto il campo, però non so cosa devo fare. Uno spreco, eh. Si è già rimesso il video, avete visto? Poi ormai è diventata un mostro che nemmeno vorresti vedere nella tua vita.
Dopo vedete quando lui si trasforma la prima volta non fa nulla. Semplicemente diventa bianco, diventa più forte. La seconda volta farà la mossa del cannone. Va a cambiare di... Che è molto più forte. Me ne becca un bel po'. Poi beh, torna sempre al suo status originale, blu, come era così. E così, indubitabilmente, in loop. Lei proprio la distruzione fatta persona qui. Ma è diventata così forte, guarda che spacca ognuno. Ecco, ovviamente abbiamo preso un po' sportiere, quindi ovviamente non abbiamo avanzato più nella casa. Come vedete manca roba perché l'ho già presa, quindi nemmeno io mi ricordo più nulla ormai. Ecco, come vedete ognuno attacca a 3 a 3 a fila, quindi lei ne ha letteralmente spazzati via 3 col suo colpo di tornata. Sono molto più scarsi rispetto a lei. Amo quest'uomo. Dunque. Come vedete dice questo. Cerca di evitare battaglie piuttosto che di controller. Ciò è veramente un macello. È noioso ed è anche tremendo perché non so dove siano questi controller. Mentre io preferisco battere i boss grossi, togliamoli di mezzo. Qua c'è anche un forziere. Ho visto qualcuno che ha perso zero, maledizione. Sta barriera è buggata. Non c'è problema. Bang contro bang bang. Ecco qua, abbiamo preso il forziere. Qua ce n'è un altro, quindi ovviamente facciamo questa battaglia. Io queste le chiamo le battaglie importanti. E niente, dato che purtroppo non ho la minima idea dove siano i normali, non posso fare altro che aspettare di vedere dove abbiamo preso tutti i forziari e bloccare il video. Ci vediamo quando cercherò di capire come si fa ad andare nell'ultimo forziere, che ovviamente è pure l'ultimo, non è nemmeno il boss. Il boss l'ho battuto tutti, ragazzi. Finalmente, ragazzi, ha attaccato lei che non attacca mai. E purtroppo sta per sicura la squadra. Un altro forziere preso, bene. Ora. Ora, come vedete, c'è anche un intero posto circondato di rovi. Non ho nemmeno idea come sbalzarmene. Ah, una battaglia. Ok, facciamolo. Maledetti. Vogliono fregarci. Ma non ci usciranno. Togliti, mezza calzetta. Bene, stiamo prendendo sempre le ricompense, potenziamenti, ecco. Come vedete sono bloccato con questi rovi. E continuo a dire sempre quella cosa. Purtroppo non ci riuscirò mai così. Quindi, detto questo, non posso fare altro che bloccare il video. Boh, sono rimasto tre battaglie, le spazio via e ci vediamo dopo. Sì, scusate, che ho dovuto guardare delle cose, infatti ora purtroppo non ho mai avuto tempo di vedere i video di mio fratello perché durano tanto anche. L'obiettivo infatti è vedere la strategia, vedete che sta qui, per vedere ogni volta come si va a fare uno dei posti, ed ecco qui. Questo è l'ordine di battaglia che dovete fare per vincere e finire tutto.
Non so cosa intenda qui, con tre frecce, non lo capisco. Boh. L'obiettivo è farsi battere in questo ordine qua. Quindi la prima è questa, ovviamente. La seconda è qua, ovviamente io faccio schifo, schifo pena con la memoria. Quindi devo riguardarla sempre. E ci vediamo fra un po'. Ciao. Ecco qui, la quinta battaglia è stata fatta, però come vedete forse non ancora appare. Io purtroppo ragazzi non capisco molto cosa fa. Se vediamo strategia. Dice queste frecce qui ragazzi, questi fiorellini, quello che è. Io purtroppo non ci capisco nulla, non capisco cosa vuole. Quindi non lo so, non so cosa fare. Ecco qua, come vedete siamo arrivati dal forziere. Da quello che mi ha detto mio fratello bisognava semplicemente non passare di qui praticamente, da questi appunto fiori che ho visto, anche se non li vedo più. Oh, ma non esistono, sono inventati questi fiori, non capisco cosa diamine intenda sinceramente. Come vedete non ci sono, stanno qui. Se ora non andiamo qui a piedi, non succede più nulla, non so cosa volesse, ma boh, ormai è finita, lo calcolo come un posto finito e ricominciato, quindi non mi interessa più. Finito ragazzi, siamo arrivati al 100%. Spero che il video vi sia, diciamo, piaciuto, si è interessato, si abbia divertito e basta. Scusate sempre per il ritardo, noi ci vediamo nel prossimo video che non so cosa porterò e ciao. Ciao a tutti da Cristander.